Comune di Albareto ci ricorda e ci segnala la raccolta firme di proposta di legge di iniziativa popolare. Sono due. La prima è la modifica alla legge 4 maggio 83 numero 184 in materia di adozioni e la seconda è la deduzione integrale degli oneri sostenuti dal contribuente. La prima proposta di legge è diretta alla tutela della famiglia consentendo l'adozione esclusivamente a coppie di sesso diverso. La seconda proposta è invece lo scarica tutto. Ogni spesa deve essere detraibile oppure deducibile dalla dichiarazione dei redditi. La proposta vuole semplificare il sistema a vantaggio dei cittadini, giungendo a diminuire complessivamente la pressione fiscale su chi produce in primo luogo, combattendo in modo finalmente efficace l'evasione fiscale diffusa. Ogni elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Albareto e interessato alla sottoscrizione di queste proposte di legge di iniziativa popolare può recarsi presso l'ufficio segreteria chiedendo di Renzo Scarpenti e appunto firmarle. La raccolta firme scade il 17 gennaio 2015. Non solamente un poeta, Giacomo Leopardi, ma anche e soprattutto un filosofo e soprattutto una figura, come ne esce dal racconto di Enrico De Micheli, diversa da quella che eravamo abituati a conoscere. Sentiamo. Non solamente un poeta, ma anche e soprattutto un filosofo, che iniziò la sua evoluzione culturale come seguace del classicismo per aderire quindi al romanticismo e diventare sostanzialmente negli ultimi anni della sua breve vita un esistenzialista, anticipando di quasi un secolo le teorie di questa dottrina filosofica che si sviluppò poi nei primi decenni del Novecento. È stata un'interessante riscoperta della figura di Giacomo Leopardi, quella avvenuta nel corso dell'incontro dedicato al poeta marchigiano, svoltosi presso la sala convegni di Palazzo Tardiani a Borgotaro. Un incontro in cui è stata non solo messa in discussione, ma sotto molti aspetti anche smentita, l'immagine di Giacomo Leopardi che solitamente viene divulgata. Per comprendere meglio il personaggio, si è innanzitutto analizzato le fasi salienti della sua vita, svoltasi interamente entro i confini dello Stato pontificio, con tutti i condizionamenti che da questo fatto potevano derivare. Fondamentale nella sua formazione fu la netta antitesi tra le personalità dei genitori. Il padre, nobile possidente terriero, era un uomo di grande cultura, proprietario di un'enorme biblioteca. È stato il punto dove Leopardi ha cominciato a studiare da giovanissimo, perché Leopardi a 4 anni scriveva e traduceva dal greco. Poi, col passare degli anni, all'età di 12 anni, il suo precettore gesuita, all'epoca si studiava, non c'erano le scuole come oggi, i ricchi. E Leopardi faceva parte di una famiglia benestante, ha studiato con due precettori, un gesuita, padre Torres, e un abate. All'età il gesuita, quando lui aveva 12 anni, dice: è meglio che io smetta di venire perché ormai ne sa ben più di me. Era un pozzo, questi anni di studi frenetici l'hanno portato, e attenzione che ha fatto degli studi che non riguardavano solo la teologia e la filosofia, riguardavano anche le scienze esatte, per cui era affascinato da tutti i moti dell'universo, a dimostrazione che l'educazione ricevuta e che gli stavano dando era un'educazione a tutto campo per quella che era la cultura dell'epoca. La madre aveva invece interessi completamente opposti, la qualcosa favorì il formarsi di dubbi e contraddizioni nell'animo del giovane Leopardi. Personaggio, uno dei più tetri della famiglia di Giacomo Leopardi, perché era una donna bigotta che, fino ad arrivare alla superstizione, che arrivava a ringraziare Dio perché gli aveva dato la prova di un figlio così disgraziato. E proprio quest'ultimo punto, ovvero le condizioni di salute di Giacomo Leopardi, è stato il tema portante dell'incontro, con tutta una serie di rettifiche a quanto solitamente viene tramandato. Leopardi viene tutt'oggi ancora considerato come un rachitico, ma lui non è mai stato rachitico, mai. Lui aveva due enormi gobbe che gli sono cominciate all'età di 17 anni.
Ma prima dei 17 anni, e qui non se ne parla mai, Leopardi conduceva tutto sommato una vita normalissima, gioiosa, gaia, viveva prevalentemente con le sorelle, oppure cercava di far la corte a delle ragazze, a delle donne. E essendosi sviluppato proprio sessualmente 4-5 anni prima della norma, la sua vita, che praticamente dal punto di vista sessuale terminerà a 17 anni, ma dai 10 ai 17 qualche cosa ha sviluppato. Ecco un altro punto da confutare. Ranieri, che è stato un po' il suo grande mentore nella parte finale della vita, dirà che lui è morto casto, ma credo che questo fosse più che altro per giustificare una certa immagine che c'era di lui, che avrebbe convissuto per qualche anno moro uxorio con lo stesso Ranieri. Poi in questo momento non mi vengono in mente così a memoria diretta altre cose. Ma che malattia aveva allora le ossa? E poi termino. La malattia delle ossa era una tubercolosi. Tubercolosi ossea, che ha colpito le ossa delle vertebre dorsali. Erano state descritte nel 1799 da un chirurgo inglese molto bravo, Percival Pott. Ancora oggi si parla di malattia di Pott. E lui ne è stato sicuramente colpito e arriverà a morte per delle complicazioni della malattia di Pott. Ed eccoci alla pagina sportiva martedì dedicata al basket, sia maschile che femminile, e ci sono risultati alterni per le formazioni valtaresi. È stato un fine settimana dai due volti quello che si è appena concluso per le formazioni della Valtarese Pallacanestro. La nota positiva giunge dalle ragazze della Roby Profumi, che hanno colto il secondo successo esterno consecutivo espugnando il difficile campo di Castelmaggiore nel bolognese. Le bianco-blu del coach della Pina hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, finendo al supplementare contro le ragazze della polisportiva Lame, che rafforzate dall'innesto di quattro atlete che militano nel campionato di A2 con la magica Castelmaggiore, hanno lottato sino alla fine per portare a casa i primi due punti stagionali. Alla fine le borgotaresi si sono imposte con il punteggio di 54-52 e questa vittoria ha consentito alla truppa del presidente del Nevo di guadagnare un'altra posizione in classifica. Ora la Roby si trova in quinta posizione a quota 6 punti e due sole lunghezze dalla zona playoff. È arrivata invece una sconfitta per i Diavoli Rossi, che sul terreno amico del Palaraschi si sono dovuti arrendere ai più quotati avversari del Montebello Parma con il punteggio di 64-59 dopo aver lottato per tutta la gara. Una sconfitta che deve servire di lezione per i giovani atleti di Baldi, che dovranno cercare da qui in poi di migliorare nel corso della stagione, soprattutto sull'attacco alla difesa zona. Già dalla gara di questo fine settimana i ragazzi cercheranno di riscattare questa sconfitta per riprendere il cammino che dovrebbe portare ad una salvezza sicuramente alla portata della formazione locale. Esordio sfortunato anche per la prima divisione maschile, che nel primo incontro della nuova stagione ha subito una sconfitta contro il Vico Basket, una partita dove i ragazzi hanno trovato difficoltà nell'attaccare la difesa dei parmigiani, terminando la gara con un distacco di ben 17 punti. Ora per Picelli e compagni si cercherà il riscatto già giovedì sera in quel di Parma contro la Fox. E siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 19 novembre. Al mattino foschie, cielo sereno durante il corso di tutta la giornata, in serata di nuovo formazione di nebbie estese, soprattutto in pianura. Le temperature minime in calo, valori tra 3 e 7 gradi, stazionarie le massime tra 12 e 15 gradi, i venti permangono deboli. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio con i programmi di RTA, le 20.45 Festival, le 21.30 Atlas e poi a seguire il nostro telegiornale. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata domani.